Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme le castagnole. Io ne ho già assaggiata una e sono buonissime. Seguitemi e vi mostro come realizzarle. Per fare le castagnole avremo bisogno di un uovo, dello zucchero, del latte, dell'olio di semi, del limoncello, del lievito per dolci, della farina e della scorza di limone. Uniamo in una ciotola l'uovo. Lo zucchero e mescoliamo. Non dobbiamo montare, dobbiamo semplicemente mescolare. Aggiungiamo il latte. L'olio. Potete sostituire col burro se volete, ma troverete tutto nella ricetta che è in descrizione. Il limoncello. Non abbiate paura di aggiungere il limoncello perché in cottura l'alcol presente nel limoncello evapora e quindi anche i bambini potranno mangiare le castagnole. Uniamo alla farina il lievito per dolci. Quindi aggiungiamo la farina poca alla volta al nostro composto. Mescoliamo. Aggiungiamo la scorza di limone, bio mi raccomando. Stacchiamo il composto dalle fruste e mescoliamo con un mestolino di legno. Così. Il nostro composto è già pronto. Ora puliamo bene e lasciamo il composto riposare per un'ora. Allora, mettiamo a riscaldare l'olio. La temperatura dell'olio per friggere le castagnole dovrà essere intorno ai 170-175 gradi. In una ciotolina ho messo un pochettino di olio di semi. Vado ad ungermi le mani leggermente e quindi con un cucchiaino prelievo un pezzettino di impasto e vado a formare delle palline. La grandezza scegliete tra voi. E quindi le immergo nell'olio. Vedete? Non è caldissimo l'olio perché devono cuocere fino al cuore, altrimenti sono crude. Quando le castagnole sono cotte, le alziamo e le mettiamo su carta assorbente ed eliminiamo l'olio in eccesso. Tamponiamo delicatamente e quindi da calde subito le andiamo ad avvolgere nello zucchero. Così. Le mettiamo nel nostro piatto di portata.
Mi raccomando, questa operazione la dovete fare subito, altrimenti lo zucchero non si appiccica. Le nostre castagnole sono pronte. Adesso sono ancora calde e ne vado ad aprire una. Come vedete, sono sofficissime e buonissime. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!